con l'acqua benedetta benedico tutti gli animali. Anche questo. Dopo lo stop pandemico torna l'appuntamento con la tradizione a Pallo del Colle nel Barese con la festa di Sant'Antonio Abate e l'accensione delle fanove. L'evento segna l'inizio del carnevale che culminerà con il Palio del Viccio. Entrambi gli appuntamenti tornano dopo 2 anni di blocco forzato. C'è grande entusiasmo per questa ripartenza. Sant'Antonio Abate è il santo protettore degli animali e tutto inizia con la benedizione del parroco per gli animali. Poi l'accensione del fuoco vicino alla chiesa matrice e in piazza Santa Croce, tra stand enogastronomici e il tipico minestrone di legumi, grazie alla partecipazione e alla collaborazione delle associazioni locali. Tantissimi cittadini che hanno partecipato. È un'emozione bellissima rivivere i luoghi, le piazze, i sagrati delle chiese, i vicoli del centro storico con i fuochi accesi dalle associazioni dei cittadini in occasione del 17 gennaio di Sant'Antonio Abate, questa comunità che si ritrova e tanti cittadini e tante persone che sono ritornate a rivivere i luoghi della tradizione con i piatti tipici, Cniad, insomma è tutto quanto di buono hanno preparato questa sera a Pallo del Colle. La prossima edizione del Palio del Viccio 2023, il 21 febbraio, il giorno di Martedì Grasso, dopo alcuni anni in cui abbiamo dovuto interrompere questa tradizione, il paese è in fermento, i cittadini non vedono l'ora di ripopolare i corsi delle nostre strade, rivivere le piazze e stare tutti insieme.